Ciao ragazzi, benvenuti in questo video. Oggi parliamo di sicurezza e vediamo come potersi proteggere ulteriormente dagli scam. Purtroppo esistono persone, parassiti, che vivono per cercare di fregare gli altri e cercano magari di entrarci nel wallet o quando effettuiamo transazioni, vogliamo acquistare dei coin che non conosciamo perfettamente e che dietro si cela uno scam, siamo sempre a rischio e dobbiamo sempre trovare il modo di proteggerci. Ci sono vari modi per farlo, oggi vediamo uno di questi. Questo tool, che è un'estensione per il browser, si chiama Wallet Guard e ci permette di essere un pochettino più protetti quando effettuiamo delle transazioni che lui andrà a controllare. Allora, piccola precisazione, non è detentivo, quindi non potrà accedere ai vostri fondi, non essendo un wallet di per sé, quindi non andrete voi a mettere fondi dentro per poi utilizzarli. Lui semplicemente scansiona, tipo un antivirus, scansiona quello che state per fare, quello che l'operazione che state per effettuare con il vostro MetaMask, con il vostro browser di acquisto o di qualsiasi altro tipo di transazione. Lui la controlla e avvisa: attenzione, questo potrebbe essere uno scam. Ok? Dopo starà a noi decidere se poter continuare perché conosciamo bene il progetto, conosciamo bene quello che stiamo facendo, oppure se non lo sappiamo, esattamente come fa vedere qui, fare rigetta, cancella e annullare la transazione perché potrebbe essere uno scam e quindi accedere ai nostri fondi e portarsi via tutto quanto. Prima di andare a vedere come funziona, se non siete ancora iscritti al canale, mi raccomando fatelo per supportarci con qualche like e commento. E vi ricordo come sempre che non siamo consulenti finanziari, facciamo solo tutorial su come funzionano e come si utilizzano alcuni tool business e come noi e li utilizziamo. Allora andiamo ad installarlo, quindi possiamo cliccare su uno di questi due, lo aggiungiamo. E abbiamo un alert update. Allora, abbiamo un alert sul nostro MetaMask, come possiamo vedere. Lui scansionerà in automatico subito i wallet collegati al nostro browser e ci darà la spunta verde se tutto a posto o la spunta in caso di dover effettuare un'azione. Ok? Qui al momento non c'è nulla di particolarmente grave, devo solo fare l'update di MetaMask. E se ci fosse stato qualcosa di anomalo, avremmo ricevuto la spunta rossa. Ok. Allora, la cosa bella è che non dovete accedere ogni volta a Wallet Guard, lui adesso è attivo in automatico, non dovete collegare assolutamente nulla. Lui in automatico scansionerà ogni cosa che farete con i vostri wallet, ogni transazione, ovviamente con wallet decentralizzati in Web3. E vi avviserà in caso c'è qualcosa di sospetto nella vostra transazione. Vediamo un esempio di come lavora il nostro Wallet Guard. Andiamo su CoinMarketCap e andiamo sui token aggiunti di recente e andiamo a selezionare un token che magari per noi può sembrare un ipotetico pericolo. Se noi decidiamo di collegarci a questo token, vediamo che Wallet Guard ci avvisa immediatamente. Perciò qui poi possiamo decidere se tornarcene indietro, procedere perché noi conosciamo perfettamente il token che vogliamo collegare, quindi non abbiamo nessun problema a farlo, oppure e possiamo anche segnalare a loro che questo è un falso positivo. Ovviamente se iniziano a ricevere parecchi falsi positivi, quindi si rendono conto che questo token, comunque questa transazione di per sé è lecita e non ha nessun pericolo, non ha nessun rischio, ovviamente loro poi toglieranno questo dalla lista dei siti delle transazioni malevole. E questo funziona con tutto, anche per esempio se ci colleghiamo che ne so, a Uniswap e andiamo ad acquistare un token, che ci è stato detto: comprate quel token, mi raccomando, che avrà ottimi risultati, eccetera, eccetera. Qualsiasi di queste operazioni andremo a fare, lui scansionerà in automatico tutto quanto e ci avviserà in caso sospetta che ci sia uno scam o comunque un problema dietro questa transazione. Mi raccomando, ovviamente questa non è legge e il tool potrebbe necessitare di aggiornamenti, quindi non fidiamoci al 100% del tool, deve essere solo un aiuto extra che ci aiuta a selezionare. Per tutte le persone che comunque non sono
esperti in questo campo, è molto importante avere un tipo di supporto in più. Questo è assolutamente gratuito e quindi perché no? Per questo video è tutto, se vi è piaciuto mi raccomando mettete un like, iscrivetevi al canale se vi va di seguirci in tutti i nostri progetti e per qualsiasi informazione abbiamo il canale Telegram di supporto, il link è nella descrizione del video. Ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi! Se hai bisogno di supporto e vuoi entrare a far parte di uno di questi progetti, ti basterà entrare nel nostro canale Telegram, trovi il link nella descrizione del video e ti ricordo che nel canale YouTube, nella sezione playlist, troverai la lista dei business che stiamo seguendo. Grazie per aver visualizzato questo video e se sei iscritto al canale, grazie per far parte di questa community.